Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno a tutti da Mimmo Serena, bentornati per questo nuovo appuntamento con Radio Sport, il nostro settimanale sportivo del sabato. In apertura il basket, il campionato di Serie C regionale maschile pugliese propone per la settima giornata di ritorno due sfide importanti per le nostre formazioni, in un girone che sia per la vetta che per i playoff rimane assolutamente pieno di incertezza. Partiamo dalla capolista Castellano Udes, impegnata domani nella delicata trasferta in Salento contro l'Anium Basket Lecce al penultimo posto in classifica. Un match che sulla carta non dovrebbe creare particolari problemi per i biancazzurri di Matteo Pataro, anche se è bene mettere in evidenza come con squadre di media levatura si siano sempre trovati in difficoltà. Donas Ionikas, uno degli uomini di punta dei Cannibali, in esclusiva per la notizia web.it e per Radio Sport, analizza gli avversari che affronteranno e ripercorre il derby verso Colla d'Invica una settimana fa. Aver perso il derby di certo non ci è piaciuto, ma ora è tempo di guardare avanti. Forse la partita a Lecce può essere la migliore che poteva capitarci per il rilancio. Occhio al loro bomber Mara, nonché il capocannoniere del campionato con 33 punti a partita. Tra derby ed ostuni, dice Ionikas, abbiamo speso moltissime energie, ma ora è giunto il momento di fare quadrato e prepararci al meglio alla rush finale di questo campionato. Non sarebbe la partita Bruno De Vazio che si è infortunato al ginocchio proprio 6 giorni fa. Lo staff medico è al lavoro per verificare i tempi di recupero. Arbitri del confronto in programma alle 17 domani pomeriggio al Palazzetto Ventura, Marsella di Mesanie e di Sisto di Nardò. Per l'Olimpica Basket, dopo aver assaporato la vittoria nel derby, adesso vuole dare continuità alla corsa playoff, ospitando questa sera al Palla di Leo una diretta concorrente, la Cestistica Barletta, al terzo posto in classifica insieme alla Diamond Foggia. Gli ospiti si affidano al tridente Onetto, Auricchio e Denny per scardinare l'attacco gialloblu formato da Rubera, Laguzzi e Bacchini. Il torinese, autore di una grande prestazione nel derby, sottolinea alla notiziaweb.it e al nostro settimanale sportivo la pericolosità dell'avversario ed il punto di forza del suo team. Il Barletta ha giocatori di assoluto valore, ben coadiuvati da giovani tosti e forti fisicamente, come Urzillo. Insomma, squadra tosta e completa su tutti i ruoli. Diciamo che il derby è stato un banco di prova da cui siamo usciti con la consapevolezza di quanto possiamo fare e di cosa siamo, che sono risposte secondo me più positive per il proseguo dell'anno, rispettando sempre l'obiettivo, quello di centrare i playoff. Ad arbitrare la sfida saranno Paradiso di Santeramo in Colle e Marcone di Corato. Il turno prevede anche altre due sfide importanti da seguire. La Cestistica Ostuni, vice capolista, ospita il Fasano, mentre la Diamond Foggia è in trasferta dall'Angiulli Bari. Il calcio adesso. La sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A comincia oggi e termina lunedì. Un fine settimana che potrebbe dare indicazioni importanti sia per quanto riguarda la lotta scudetto che per ciò che concerne Europa e salvezza. Si parte alle 20:45 di questa sera con la sfida del Dall'Ara, dove la seconda in classifica, la Roma di Garcia, è ospite del Bologna. Domani poi, da aspettare con particolare attesa l'impegno della capolista Juventus, impegnata nel derby contro il Torino alle 18:30. Nel pomeriggio l'Inter ospita il Cagliari, mentre il Milan è in trasferta a Genova dalla Sampdoria. Per ciò che concerne le altre partite in chiave salvezza, Livorno-Verona, Chievo-Catania, Udinese-Atalanta. Naturalmente abbiamo già detto di Juventus e Torino. All'appello mancano per la partita di domenica Lazio-Sassuolo alle 20:45 con i biancocelesti di Raya che devono riscattarsi dopo il KO in Europa League. Infine si chiude lunedì con due posticipi alle 19 Parma-Fiorentina e poi alle 21 Napoli-Genoa, per una classifica che perlomeno nelle prime posizioni recita: Juventus 63 punti, Roma 54, Napoli 50, Fiorentina 44, Inter a quota 39. Passiamo adesso ai volley. I campionati di Serie C femminile e maschile prevedono per domani impegni ostici per le formazioni della città di Cerignola.
in modo particolare per la Lavigia Virtus che riceve domani pomeriggio al Palla di Leo alle 18:30 la visita della formazione esattamente del Volley Bisceglie. Il team guidato da Drago e di Lucia continua imperterrito per la sua strada. Domi che sta dominando tuttora il campionato essendo la capolista del torneo. Sfida invece cruciale in chiave playoff in Serie C maschile per la Ibosea Udas, infatti c'è la Derby in trasferta contro il Torre Maggiore. I ragazzi di Ferraro vogliono difendere con i denti la quinta posizione in classifica, utile per raggiungere naturalmente i playoff e cercare di chiudere al meglio una stagione per loro particolarmente positiva. Adesso le Olimpiadi invernali di Sochi a chiudere la nostra giornata, almeno il nostro settimanale sportivo del sabato. Per la prima volta il doping colpisce la spedizione azzurra alle Olimpiadi di Sochi. La notizia giunta nel primo pomeriggio di ieri dal Comitato Olimpico Internazionale della positività di un atleta azzurro è stata confermata poi in una nota stampa del CONI. Si tratta di un bobista positivo ad un farmaco acquistato via internet negli Stati Uniti. Lo stesso atleta aveva chiesto subito le controanalisi che hanno confermato la sua positività e l'esclusione immediata dall'avventura olimpica. Dai campi di gara ieri sono arrivate delusioni per l'Italia, squalifica ingiusta nei quarti di short track 1000 metri per Arianna Fontana, che per colpa di una cinese che l'ha fatta cadere è stata squalificata. La stessa atleta poi ha conquistato, la cinese senza ritegno, la medaglia d'argento. Disastro completo invece nel gigante femminile di sci con l'uscita di scena in seconda mancia sia della Brignone che della Costazza. Infine, una notizia positiva è arrivata dal biathlon con il buon sesto posto delle azzurre nella staffetta donne. Per quanto riguarda questa dodicesima giornata di oggi, attenzione per l'Italgetto uomini impegnato nel gigante maschile e gli azzurri del biathlon nella 4 per 7,5 km. Bene, gentili ascoltatrici e ascoltatori, è tutto per quanto concerne questa edizione del nostro settimanale sportivo del sabato. Prossimo appuntamento con l'informazione sportiva di Speciale News domani mattina alle 9:30 con Radio Sport la domenica. Grazie a tutti per l'attenzione e da Mimmo Sier. Un buon fine settimana.